Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Nella puntata precedente. C'è qualcuno? Raga, mi fate una cortesia, che state attaccati al muro, che non vorrei mai che potessero trarci in inganno. Possiamo farlo qua, Reven? Sì, anche. Siete d'accordo? Sì. Franci? Ho sentito una roba tipo è il duce. Qual era il nome e cognome del duce? L'ha detto! Questo era il secondo compartimento. Agitate, donne. Senti? Guarda il K2! C'è qualche donna che sta passeggiando per questi corridoi? Prendi l'energia dai nostri strumenti. Noi siamo venuti qui per te. Non siamo venuti per disturbarti. Lo sai? Lo sai? Tra l'altro questa, ragazzi, è proprio la porta dove Valentina, la porta, la finestra, scusate, sì, dove Valentina ha visto il K2 andare per terra, e questa è la posizione perfetta dove io avevo messo giù il K2 e il K2 era caduto. C'è qualche paziente che vuole venire qui adesso a raccontarci la sua storia? Perché noi siamo qui per lui. Raga, scusate una cosa. Io non vorrei dire, ma queste sono dita. Guarda! No, non sento rumore, io sento rumore. Andrei anche. Guardate! Non sono dita? Guarda. Cioè, come se qualcuno volesse afferrare qua? Ma anche. Ho sentito camminare. Anche io. Siamo arrivati nel punto più suggestivo e cruciale di questo padiglione. Lo stesso identico punto dove in una mia vecchia indagine il rilevatore di campi elettromagnetici venne violentemente buttato a terra. Sono stato ad un tratto attirato dalla manica del mio giubbotto, che presentava una macchia un po' particolare.
Non escludo che possa essermi sporcato involontariamente, ma fate molta attenzione, perché in questo preciso momento sotto al mio braccio appare una sagoma che sembra volteggiare a mezz'aria. Abbiamo riguardato i filmati più e più volte per accertarci che non si trattasse di un'anomalia causata dal nostro sistema di illuminazione, ma la sagoma sembra essere isolata da ogni altra massa. E poi, quella voce che abbiamo registrato, che ci dice di stare attenti, era forse lo spirito di Francesca che ci stava mettendo in guardia da qualcosa? Comunque, secondo me, Francesca non c'entra nulla con qua. No. Perché se l'Ezra tranquilli e qua agitati, giusto? Esatto. Sono due cose praticamente come il bianco e il nero. Esattamente. Secondo me neanche... Sono sincero, secondo me ogni stabile non aveva rapporti. No, bravo. Quindi bravo. Ogni storia era sé. E i malati mentali che risiedevano qui non potevano andare fuori. Esatto. Tant'è che c'è il giardino e la loro ora d'aria. La passano all'interno. Bravo. Con le porte chiuse. Bravissimo. Non avevano uno sbocco esterno. Bravo. Mm-mm. Qua loro non potevano uscire né di qua né di là né da nessun'altra parte. Io sento camminare sempre di qua. Io voglio fare lo stesso esperimento che ho fatto l'altra volta, ovvero quello di mettere il K2 lì per terra. Guarda il K2 si è illuminato. Io adesso lascio qui questo strumento. Lo lascio qui. Avvicinatevi. Prendete le medicine. Lì ci sono le medicine. Sicuramente facevano storie per prendere le medicine e quindi avranno anche voglia di dargli un calcio. Avvicinatevi a questo strumento e prendete le medicine. Buttatelo giù. Prendete tutta la forza che avete. Prendete l'energia dalle strumentazioni, dalle luci. E buttate giù quello strumento. Lì ci sono le medicine. Buttatelo giù e prendetelo. Prendete le medicine che sono lì all'interno. Ma cos'è? Io? Ma un urlo! Ma io ho sentito fischiettare. Ma cos'è? Io? Ma un urlo! Ma io ho sentito fischiettare. Ma cos'è? Io? Ma un urlo! Ma io ho sentito fischiettare. Ora noi siamo soltanto qua per avere dei riscontri, per sapere che e testimoniare il passaggio di qualcuno all'interno di questo posto. E voi potete dare il vostro contributo facendo andare a terra, buttando a terra quello strumento. Allora io direi che, visto che l'esperimento è ha avuto esito negativo questa volta, di continuare dalla parte di là.
qualcuno? C'è nessuno che vuole venire qui? Far illuminare questo strumento come ha fatto prima? Che vuole scendere da queste scale magari? Guarda il K2! Ok! Sei un infermiere? Sei un paziente? Hai sentito? Fateci sentire quanto siete pazzi. Una situazione un po' strana, sì, perché vero. È una tranquillità che arrivano, poi vanno, ma non ti danno niente di concreto. Esatto, è una tranquillità come per dire tra poco anche... Sì, a me fa anche pensare che con Raven non tiri fuori un ragno dal buco, no, perché magari infatti... se per loro dici di no, dicono di no e no, infatti non mi sembra che ci sia dell'attività tale da mettere in condizione questa entità a parlare con noi. Quindi che poi c'è sempre da ricordare una cosa, che ci sono dei posti che sono comunque pieni di presenze, certo, di fantasmi, come vogliamo mettere, però allo stesso tempo siamo anche condizionati dalla natura, assolutamente, quindi sì, dalla luna, Da tante cose, assolutamente sì. Magari fanno anche fatica, poi dipende anche dall'entità, magari quelle più forti si manifestano più facilmente. Certo, raga, io direi che è inutile fare il Raven qui, direi di cercare l'ingresso per i sotterranei e di andare a uscire nell'altro padiglione degli agitati. Ecco, qua si entra nei sotterranei, raga. Questa è la porta per i sotterranei. Sembra anche una discarica abusiva. Più o meno, ormai questo posto è... Sì, ormai. Entriamo. Ci sei? Occhio dove metti i piedi, sì, Andrea. Sì. All'interno dei sotterranei ci sia un pozzo dove veniva utilizzato dal personale medico per buttare i corpi dei degenti, dei malati morti, dopodiché lo riempivano di calce viva. Quindi non so se ora riusciremo a trovarlo, però so della presenza di questo pozzo. Specificando che ci stanno scaricando tutte. Esatto, perché adesso il faretto di Alan è... Siamo già alla terza. Si è appena scaricato. Non ne abbiamo più, raga? No. Non ne abbiamo più. No. Quindi torce la mano e via. Datemi una torcia a meno. Ok, aspetta Andre, ti prendo la torcia. Prendi. To. La stacca da dottore. Anche non sono un cazzo. Vediamo.
Sì, pensare qua, eh. Sì, sì. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno in questi tunnel? Potete venire qui? Ci date un segno? Mi sento. Sinistra. Una m***a di questo. Mi stava montando. C'è qualche pazzo che vuole venire qui? Potete? Venire qui? Se c'è qualcuno in questi tunnel. Facciamo vedere in che condizioni siamo. Spegnete per un attimo le luci. Devo proprio? Sì. Ci siete? 3, 2, 1. Se c'è qualcuno può avvicinarsi in questo momento? Far illuminare lo strumento che ho in mano? O può camminare per questi corridoi? Che? Non so, ho sentito qualcosa. O può camminare per questi corridoi? O può camminare per questi corridoi? Che? Veniva da lì. Attenzione qua, eh. Fateci sapere se stiamo venendo dalla parte giusta. Un carrello speso. Attenzione, mette di piedi, eh. Ma che è? Attenzione, c'è anche una palla. Una?